Ciao ragazzi e bentornati su Addicted to Games. Io sono Michele e oggi giocherò per voi un titolo rilasciato da pochi giorni free to play su Steam, ovvero Zone Online, una riproposizione di Stalker in multiplayer online, una sorta di MMO dedicato a Stalker. Andiamo subito a scoprirlo insieme, a vedere i primi minuti di gioco. Allora, questa è la schermata iniziale. Quando loggeremo da Steam con il nostro account, potremo creare un nuovo giocatore. Eccolo qui. Ovviamente siamo in un mondo post Fallout, dove dovremo sopravvivere sia contro altri giocatori, sia contro le anomalie, contro dei mostri, delle mutazioni, chiamiamole così. Possiamo scegliere un'origine, mettiamo nativi, avanti. Possiamo scegliere fra alcuni tipi di viso già preimpostati, quindi l'editor è abbastanza scarso, mettiamo questo, possiamo scegliere dei vestiti di base, mettiamo questo giaccone nero, questi sono i guanti, i pantaloni e gli anfibi, le scarpe, gli stivali. L'editor è abbastanza povero come avete visto, ma andiamo avanti. Mettiamo il nome. A dire il vero, io ho già giocato questo gioco all'epoca della beta e mi ha lasciato una buona impressione. Certo, è molto legnoso, lo vedrete anche ora, però aveva una bella atmosfera. Vediamo cosa è cambiato nel tempo. Quando giocavo io il titolo era semideserto, specialmente perché era sconosciuto, era un titolo russo tradotto in inglese. Madonna, ho pochissimi FPS. Ho diminuito un po' il dettaglio, va leggermente meglio. Graficamente è molto datato, però è pesante, non so per quale motivo, forse per la quantità di giocatori. Mai visti tutti questi giocatori tutti insieme su questo gioco? Allora, andiamo un po' a esplorare. Tenendo premuto il control potremo usare il mouse. Questa è la nostra vita. L'interfaccia non è il massimo della comodità. Queste sono le quest attualmente attive. Potremo prenderle da altri NPC. Qui c'è la mappa di gioco che devo dire è veramente vasta. La schermata del clan, alcune opzioni bloccate, il nostro inventario, reputazione, tutte queste cose non me le apre. Queste sono le nostre skill di base. Più avanti potremo specializzarci in varie classi, chiamiamole così. Ah, dovrei parlare con questo individuo se ci arrivo. Con F parleremo. Va bene, la storia, chiudi. Allora, ecco, ora si è aperta la schermata del nostro equipaggiamento. Qui possiamo equipaggiarci, controllare la nostra reputazione. Come vi ho detto, il titolo originale è russo, infatti alcune cose, anche importanti come queste, non sono state ancora tradotte. Statistiche PvP, una barra verde. Ci hanno dato una pistola, equipaggiamola. C'è il PvP in questo gioco, open PvP in quasi tutte le aree, a parte quelle iniziali. C'è un loot parziale, se non è stato cambiato nel tempo, e dovrebbe esserci anche un item shop che ho letto essere abbastanza pesante. Con Q lanceremo i sassi, che serviranno per scoprire delle anomalie, che vedremo più avanti. Poi dovrebbe esserci anche un tasto per rinfoderare l'arma. Come vedete, perché hai ripreso l'arma? I movimenti sono molto legnosi. Dov'è? Dov'è? Fatemelo vedere. Ok. No. Oddio.
Allora, ecco i proiettili. Vediamo se possiamo. Ok, la ricarica è automatica. Perfetto. Qui in basso a destra viene indicato il numero di munizioni. Dovremo sempre tenerle d'occhio, specialmente per le armi più avanzate. Quindi con il clic destro del mouse zoomeremo, con il clic sinistro spariamo. E con R ricarichiamo, ovviamente. La cosa che mi piaceva di questo gioco era giocarlo in compagnia. Essendo le ambientazioni molto vaste, era bello andare in cerca di artefatti da trovare. Gli artefatti sono la merce più importante su Stalker Online, chiamiamolo così, su Zone Online. Possono essere. Ma oddio, cos'è tutta sta gente? Madonna, che conglomerato! Dicevo, gli artefatti possono essere sia venduti per molti, molti soldi, oppure usati come potenziamento. Allora, parliamo con questi individui. Dobbiamo parlare con lo Station Master, che è qui in mezzo. Se permesso, permesso. Sembra di stare alle code del supermercato. No, 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 non mi fa parlare. Oh. Oddio santo, ma si può giocare in questa condizione? Va bene, visto che per ora è impossibile parlarci, andiamo a vedere che altro c'è. Abbiamo il dottore, che ci spiega un po' come funziona. Possiamo comprare dei medikit o delle bende per curarci. Eccolo qui, ce l'hanno dato un po', mettiamoli qui. Da questo invece possiamo comprare. Scopriamolo subito. Possiamo riparare i nostri oggetti. Per esempio, andiamo a vedere la pistola. Se mi ricordo qual è il tasto per aprire. Oddio, la schermata dell'equipaggiamento. L'inventario. No, no, no. Ecco qui. Ok, la riparazione non è richiesta. Però, in mezzo a queste scritte in cirillico. Ok, questo dovrebbe essere lo stato dell'arma, questo qui, 19.800 su 20.000. Andiamo avanti, se ci riusciamo, ovviamente. Perfetto, ora mi ha fatto parlare con lui, dopo essere riloggato, mentre caricava ancora tutti i giocatori. Abbiamo una quest. Allora, andiamo a vederla. Completata e no, attiva. Queste sono le ricompense, delle munizioni, esperienza e rubi, che sono le monete. Uccidiamo 5 ratti. Ok, come in qualsiasi MMO. Se troviamo ratti vivi, qua è un poligono. Oh, signore, non ci riuscirò mai a uccidere 5 ratti con tutta sta gente. Le zone verdi sono zone radioattive, dove non possiamo andare senza il giusto equipaggiamento, quindi maschere antigas e indumenti adeguati. Però dovrebbe esserci un po' di ratti, se non ricordo male. No, non ci sono ratti. Ok, altri 5 ratti. Qui ce n'è uno da. Dov'è? Dov'è? Li ho uccisi io almeno. Sì. Perfetto, l'ultimo, non me lo fregate per favore. Ci siamo? No, me l'hanno fregato. Ce l'ho fatta. In basso vedete la barra dell'esperienza. Salendo di livello possiamo potenziare le nostre abilità e cercare di specializzarci in qualcosa. Ma andiamo avanti. Poniamo l'arma. C'è anche un tasto per abbassarsi, se non ricordo male. Infatti è la C. Bene ragazzi, questo per ora è tutto da Zone Online. Purtroppo l'eccessivo numero di giocatori rende veramente impossibile andare avanti nel gioco. Quindi ci fermiamo qua. Il gioco
molto buggato e non so se consigliarvelo. È gratis, dategli un'occhiata. Bene ragazzi, questo è tutto da Addicted to Games. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento e magari condividetelo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!